Dopo la parentesi francese, questo Giro della Valle d'Aosta ha una classifica un po' strana, quindi ci sono i corridori, i protagonisti, quelli che i papabili vincitori dell'edizione 2019 hanno un distacco dal primo della classifica, il corridore Ide Schelling con 16 minuti di vantaggio su un gruppo dei migliori di quelli che erano venuti qui in Val d'Aosta a cercare di vincere la gara. Ed è subito battaglia in un tratto molto ondulato, ci sono subito dei colpi di mano per raggiungere il Gran Premio della Montagna di Duess e subito dopo quello di Saint-Pierre, ma è inevitabile che tutto si risolverà sulle rampe lunghe 20 km continuamente in salita che porteranno gli atleti a Val Savanche. E dopo un tratto in sterrato, vera novità di questo Valle d'Aosta 2019, beh, quando mancano 15 km alla conclusione, ecco l'attacco forte, deciso, imperioso di un corridore già conosciuto qui in Valle d'Aosta. Stiamo parlando di Kevin Inkelar, che l'anno scorso ha vinto una tappa e ha perso il giro per pochi secondi proprio nell'ultima con arrivo al Cervino. Lui oggi corre per la Fédé des Jeux Groupama, squadra francese che ha anche un gruppo di atleti che stanno correndo il Tour de France, innesta la quarta marcia e parte tutto solo e affronta questi ultimi 15 km in solitario. Alle sue spalle Stefano Oldani, Filippo Conca e il corridore etiopico Haile Michel Moulou stanno facendo di tutto per andarlo a prendere, ma non ci riescono. Quindi il corridore olandese taglia per primo da solo il traguardo di questa importante seconda tappa in linea, ma la prima che si svolge in Italia, e scombussola, va a scombussolare quella che è sicuramente la classifica. In seconda posizione, in volata, Stefano Oldani ha ragione del corridore etiope della dimensione data fuori Kubeka, ed in quarta posizione Filippo Conca, atleta della BS Carrera, atleta lombardo, atleta che è in condizioni ottime e staremo a vedere nelle prossime tappe. I don't know to stay so really hard and today I spent a lot of energy to win and to be in the breakaway, but for sure I want to try now to make the most of every day and I will see what happens in the end, but from now I try to see every day like a new day and fight for it every day. Bellissima tappa, c'è un po' di rammarico soprattutto per la giornata di ieri e ora recuperare tanti minuti diventa difficile, ma comunque oggi ha dimostrato tutto il tuo valore. Sì, certo, di rammarico ce n'è tanto per ieri, per oggi, perché forse si poteva gestire un po' meglio, abbiamo lasciato un po' troppo spazio a Inkelar, infatti nel finale l'abbiamo pagata, io sapevo di essere forte allo sprint e l'ho dimostrato all'arrivo, però quei secondi che gli avevamo concesso, quel minuto che gli avevamo concesso a Inkelar, alla fine si è rivelato fatale. Ah, no, una tappa che ha detto qualche cosa, è il caso di dirlo. Eh beh, sicuramente è stata un tappone, veramente combattuto dalla partenza, tirato, e come ti avevo detto cominciano a venire fuori dei corridori interessanti, Oldani e Conca hanno fatto una bellissima gara e adesso sicuramente per la classifica si rimescolerà un po' tutto, arrivare domenica può succedere di tutto, però l'importante è che lavorino bene in prospettiva del Tour dell'Avenir. E a questo punto si conclude la giornata sportiva brevemente raccontata con la vestizione della maglia gialla al corridore francese che viene dalla Bourgogne, Jérémy Bellicourt, che a questo punto guida la classifica con 1:01 nei confronti del corridore belga Maui Van Sevenant, atleta
di particolare interesse per la nazione belga, anche perché è figlio d'arte, figlio di un ex professionista. In terza posizione Adam Hartley. Marco Pastonesi, abbiamo rivisto oggi il Giro della Valle d'Aosta, vero? Ah, oggi una tappa straordinaria di grandissima intensità, dal primo all'ultimo chilometro è stato un susseguirsi di attacchi, contrattacchi, fughe, inseguimenti, fino al 7 chilometri al traguardo, quando Inkelar se n'è andato da solo. È stato l'unico momento in cui c'è stato un corridore da solo e è stato quello finale, decisivo. E determinante, insomma, storico. Inkelar ha un po' il dente avvelenato, l'anno scorso ha perso per pochi secondi il giro nell'ultima tappa, ha vinto una tappa da queste parti, insomma è uno che è venuto qua per vincere, purtroppo ci sono i 16 minuti ieri. Ci sono 16 minuti che sono diventati 10, ha molta voglia di attaccare, ha voglia di vincere questo giro della Val d'Aosta, aveva due grandi obiettivi quest'anno, il primo era il Giro d'Italia, il secondo il Val d'Aosta, e sta puntando, io credo che possa anche farcela perché c'è ancora terreno per guadagnare minuti. Domani è un'altra storia.